I see trees of green. Głosy ze świata. Zamana kwega. Voci din lume. Balsi sno passaules. Dinja cambe. Voces do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galassas mila. Voci dal mondo. Una trasmissione a cura di Spazio, Mediazione e Intercultura, l'Associazione dei Mediatori Interculturali di Cuneo, con sede in via Carlo Barbero 6, telefono 377 42 80 224. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Cristina De Carli, vi saluto a nome di Spazio Mediazione Intercultura. Oggi continueremo a parlare dell'accoglienza a rifugiati richiedenti asilo e per questo abbiamo in studio uno dei soci fondatori della nostra associazione, Abdurrahman Plea, mediatore interculturale del Mali con larga esperienza nei diversi ambiti della mediazione e che attualmente è responsabile di un centro di accoglienza in Tracqui che ospita più di 50 ragazzi. Benvenuto Abdurrahman. Buongiorno a tutti, sono contento di essere qua con voi. Grazie Abu. Oggi vogliamo cercare di capire e informare alcuni aspetti dell'interno del centro di accoglienza. In che modo la struttura si prepara per accogliere i rifugiati richiedenti asilo? Come viene organizzata la giornata e quali sono le regole per la convivenza in un centro di accoglienza? L'accoglienza, la prima accoglienza per questi ragazzi a volte è molto difficile, a volte è facile. Perché questi ragazzi tutti sanno come arrivano. Quando arrivano non capiscono la lingua, non capiscono come funzionano le cose in Italia, le leggi, anche l'accoglienza per loro. E come centro, anche per gli altri centri, è molto molto difficile. Prima dell'arrivo di questi ragazzi dobbiamo preparare tutto, tutto. La casa dove devono andare per dormire, fare tutto. Anche in queste case ci sono gli altri ragazzi. A volte abbiamo difficoltà perché uno si dice una cosa che noi non consideriamo troppo. Uno si dice che lui è musulmano, l'altro è cristiano, che lui non vuole andare in una casa in cui ci sono i musulmani. Noi diciamo no, qua non è quel discorso. Il discorso è di trovare un posto in cui si può vivere aspettando la commissione per vedere se avrà un documento o no. E già prepariamo tutto, tutte le cose che i ragazzi devono avere. Ad esempio il kit per l'igiene, tutto. Prepariamo già tutto, mettiamo in una borsa, il letto, tutto, prepariamo tutto, i piatti, forchette, cucchiaio, tutto. Poi dobbiamo andare a prendere quelle ragazze alla Croce Rossa. Ah, sì. E lì cerchiamo di prima sapere la provenienza dei ragazzi. Se arriva da un paese in cui si parla francese o inglese o un'altra lingua, in base a quello mandiamo un mediatore, o vado io che parlo più o meno tante lingue, e vado a prendere quel ragazzo. È già lì che inizia la procedura. Perché già per strada, prima di arrivare alla struttura, bisogna spiegare al ragazzo tante cose veloci, ma questo qua si fa velocemente. Certo. E il ragazzo deve capire dove lui deve andare. E poi ci sono delle domande che il ragazzo si fa. Ah, ma può fare una domanda, io adesso voglio telefonare, dove andiamo, è lontano, com'è il posto. Noi cerchiamo di creare già la fiducia e spiegare, preparare il ragazzo a andare in quel posto. E poi quando arriviamo lì, le prime cose è di darlo a mangiare e dire, ma è vero, tu hai fatto tante domande, sono qua, vuoi telefonare, ma prima per te sei stanco, devi mangiare, dormire e il giorno dopo parliamo delle altre cose. Ci sono tantissimi aspetti infatti delicati sull'accoglienza, sì. Aspetti che a volte rimangono poco chiari anche alla cittadinanza, no? Sì. Quali sono infatti gli obblighi dei gestori nel confronti degli ospiti della struttura? Diciamo, noi teniamo conto del regolamento della prefettura. Perché in quel regolamento si dice che il gestore deve dare vitto e alloggio ai ragazzi. E poi c'è un altro discorso che tanti fanno, il discorso di dare ai ragazzi i vestiti, le scarpe. Ma questo qua in realtà non è un obbligo,
ci sono tanti gestori che fanno quello. Ad esempio, da noi quando i ragazzi arrivano, teniamo conto del fatto che siamo in inverno o in estate. Così diamo le cose, i vestiti che si deve mettere in estate o in inverno. E quel momento è anche molto importante, perché noi non vogliamo far capire ai ragazzi che qua tutto è gratis. Perché tutto gratis non va bene. I ragazzi devono capire che facciamo quello perché anche loro devono fare qualcosa, dimostrare qualcosa. Prendo un esempio semplice. Il mio datore di lavoro, quando gli deve dare le scarpe ai ragazzi, facciamo un incontro e diciamo: oggi avete queste scarpe, ma quando sarà il momento di fare il lavoro di volontariato, dovete essere anche pronti a fare quello. È così che si fa. Ok, vi lasciamo per alcuni istanti con il brano Ne So della cantante maliana Rokia Traoré. En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier. Głosy ze świata. Zamana kwega. Wodź din lume. Balsis no pasaules. Dinja kambe. Wozis do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galasas mila.